6 aprile 1941. La Germania invade la Jugoslavia e la Grecia. Le operazioni contro la Jugoslavia iniziano senza dichiarazione alcuna. All'alba, la Luftwaffe lancia un pesantissimo attacco, l'operazione Castigo, su Belgrado, che pure è stata dichiarata città aperta. Una seconda massiccia incursione sarà effettuata l'indomani. La guerra sarà breve. Il 18 aprile gli ufficiali jugoslavi firmano la resa incondizionata. 6 aprile 1941. L'esercito tedesco invade la Jugoslavia e la Luftwaffe bombarda Belgrado. 11 giorni e anche la Jugoslavia è sotto il giogo di Hitler. Migliaia le vittime, decine di migliaia i profughi. Il 18 aprile gli ufficiali jugoslavi firmano la resa incondizionata. Il re Pietro II Karađorđević, non ancora maggiorenne, e il governo decidono di abbandonare il paese. Si rifugiano a Londra. In quel momento l'Unione Sovietica non è ancora scesa in campo. Stalin nel 1939 non era pronto alla guerra, semplicemente perché l'Armata Rossa ha subito una purga molto drastica negli anni precedenti. Stalin preferisce condannare la guerra in atto in quanto guerra tra potenze imperialiste contro il popolo dei lavoratori. L'obiettivo non è combattere il nazifascismo, ma la lotta di classe, la rivoluzione. In quest'ottica anche la Francia e l'Inghilterra sono nemiche, e non solo la Germania e l'Italia. Sono tutte potenze imperialiste. È la linea ufficiale del Comintern sul secondo conflitto mondiale e Tito non ripudia le direttive di Mosca. Ma la Jugoslavia è pur sempre un paese occupato dall'esercito nazista. Ovviamente a Mosca si guarda con estrema preoccupazione l'espansionismo tedesco in Europa centrale, ma ovviamente soprattutto nei Balcani. E in questo contesto ci sono già dei contatti con i comunisti jugoslavi per prepararli ad un eventuale conflitto fra la Russia e la Germania.